mio organismo, ma soprattutto la mia salute ci rimettono. Proprio l'altro giorno sono andata dal mio medico e mi ha raccomandato appunto di stare molto attenta con questo fatto del cambio delle stagioni, perché le stagioni non sono più quelle di una volta. Le faccio un esempio. Quando io ero piccolina, dormivo con la mia famiglia in un letto con il berrettino e la stoffa legna, mentre in estate... L'estate era magnifica, io uscivo la mattina e ritornavo la sera perché c'era un caldo e poi i temporali, l'arcobaleno, lei non si immagina neanche. A proposito, sa che sono? No, guardi, mi dispiace, ho lasciato il cellulare a casa, sa che me siamo in una biblioteca. Ma lei ha proprio ragione, lei è proprio una brava ragazza. Che libro stai leggendo? È un classico, L'Otello. Ah, L'Otello? Ah, ma è un classico! Mi meraviglia che la sua età non l'abbia già letto. Scrittura diretta, sentimentale, passionale! È già arrivata al punto dove Desdemona viene strangolata... No, No. Vabbè, dai, continua a leggere. Ma... Lei è abituata, come dire, ad andare in giro, fare domande alla gente? Molto curiosa questa domanda, perché sa, deve sapere, finito il liceo mi sono iscritta al giornalismo. E cosa facevo? Sa cosa facevo? Andavo in giro, nelle discoteche, nei musei, nei tram, negli autobus. E sa cosa facevo? Iniziavo a fare domande di attualità. E deve sapere che risposte! Gente assolutamente disinformata! E il peggio, che adesso è ancora peggio! Noi, al posto di andare avanti, regrediamo! Comunque, devo dire che mi sono fatta una cultura grazie a questi esperimenti. Secondo me deve provare anche lei. Vuole il mio numero? Così in caso mi chiama? Ma no, guardi, grazie, non serve. Ma... Sicura, tranquilla, ma te lo scrivo io se vuole. Ma no, veramente, guardi, poi lasciate il cellulare a casa, quindi. Qualche problema di scrittura? Non credo. Analfabetismo? Dislessia? No, vabbè, allora, cosa faccio? Me lo scrivo io, così ci dimentichiamo di cosa appena successo. Va bene? Ma no, guardi, veramente, l'ho detto, non serve, non serve. Ah, va bene. Ma sa cosa faccio io? Te lo scrivo comunque! Così? Dai che mi chiama, va bene? Va bene? Dove hai detto che studia? Studio lettere e filosofia. Lettere e filosofia? Come? Lettere e filosofia? Di gente che studia lettere e filosofia, ne abbiamo mai in quantità? Ciò che manca invece è il giornalismo, il giornalismo è il futuro, bisogna studiare il giornalismo, non lettere e filosofia, cavolo! Ma basta, va bene, basta, è da 10 minuti che sto cercando di leggere questo libro, lei è la persona più insopportabile che abbia mai incontrato, io me ne vado adesso, va bene, me ne vado, basta! E allora? No, guardi, se lo tenga il numero, ci faccia quello che vuole, arrivederci! Arrivederci!